Buon pomeriggio ragazze e ragazzi, bentornati, benvenuti sul mio canale e soprattutto benvenuti in un nuovo video in collaborazione con le Survivors. Ciao ragazze, un bacione a tutti a voi, quindi Antonella, Azzurra e Fabiana. Naturalmente trovate come sempre in info box i link dei loro canali, quindi andate a vedere anche i loro video. Questa volta parliamo di detersivi e quindi parliamo di detersivi insostituibili che compriamo e ricompriamo. Quindi, come avete letto dal titolo, sicuramente i miei insostituibili che compro e ricompro. Allora, vi dico subito che manca un mio insostituibile, ma magari vi lascerò una foto qui, anche se ve ne ho parlato anche recentemente, che sarebbe il detersivo, il Maxi Tratt della Lidl, quello col tappo blu. Quello è davvero, lo compro da una vita e lo ricompro sempre ed è davvero uno di quelli insostituibili perché mi trovo veramente bene. Purtroppo non me lo trovo in casa, non mi trovo neanche il flacone vuoto perché appunto avendo fatto il video sui prodotti finiti poi l'ho buttato. Ma c'è una motivazione, cioè io compro il Maxi Tratt della Lidl perché per me, per quanto mi riguarda, somiglia tantissimo a un altro dei miei detersivi miti, top, insostituibili che veramente mi accompagnano, ma credo. Sì, ma da tanti anni veramente, anche perché esiste sul mercato, cioè lo utilizza anche mia mamma per dirvi. Quindi per me il Maxi Tratt è il dupe assoluto proprio per eccellenza del detersivo che io amo particolarmente per il bucato e sto parlando del Lanza. Ve ne ho parlato anche in uno degli ultimi video. Infatti ho questo e addirittura un secondo, ma attenzione, ne ho anche un terzo perché praticamente l'ho preso in offerta recentemente da Acqua e Sapone nella confezione a 3. Quindi avendo preso questo non sono andata a prendere il Maxi Tratt della Lidl. Il Lanza, quindi quello col tappo blu, cioè ha un profumo che è buonissimo, è brezza mediterranea, testato su 101 macchie, pulito ed extra freschezza e questo non mi viene il termine, questo contenitore qui da 2 litri praticamente va bene per 40 lavaggi. Profuma veramente di fresco e pulito. È una cosa che è fondamentale e che va bene sia per quei lavaggi che potete fare anche a mano, quindi capita a volte magari uno strofinaccio o qualche slip che magari si può lavare a mano e quindi va bene per il lavaggio a mano mettendo proprio un quarto di tappo oppure in lavatrice si può benissimo utilizzare. Per i gradi che volete e per quello che lo dovete utilizzare. Ti offre pulito e igiene per i tuoi capi bianchi e colorati, quindi questo è assoluto il mio consigliato. Restando sempre in campo di detersivi per quanto riguarda il bucato, vi mostro due ammorbidenti che sono per me insostituibili. E fra di loro si somigliano, noterete che sono bene o male tutti dello stesso colore, quindi più o meno tutti della stessa profumazione perché mi piace particolarmente. E sto parlando in primis del Lenor, e già di questo non so se si riesce a vedere, ma arriva qui. Ne ho finito un bel po'. E questo è il Lenor ammorbidente concentrato risveglio primaverile da 75 lavaggi ed è un formato XL. Comprato 3,50 euro, non ricordo se l'ho preso o da Francis o da Acqua e Sapone, c'è cioè la profumazione di questo, anche quando esco il bucato dall'asciugatrice, quindi belli morbidi, profumano tantissimo di Lenor e io lo adoro veramente. Ma 3,50 euro direi che è anche un prezzo eccessivo, nonostante io comunque questa è una mia conferma, quindi la compro sempre. Però se trovo, mi trovo diciamo nel negozio dove ho la possibilità, non nel negozio, alla Lidl, di poter prendere il Dassi, questo qui come vedete, sempre tappo blu perché è la stessa identica profumazione, se trovo il Dassi. Lo prendo alla Lidl e come vedete c'è anche lo stesso disegno dei fiorellini. È un ammorbidente emozione di primavera, profumo a lunga durata. Questo è un formato da 2 litri
e lo potete utilizzare per 27 lavaggi. Praticamente per avere un soft morbido potete utilizzare tre tappini di questo qui, per avere un extra morbido e quindi un extra soft ne potete utilizzare 5. Questo costa la metà dell'Enor, però devo dire che questi sono davvero i miei top come detersivi. Invece, per quanto riguarda la cucina, utilizzo sempre la mia conferma assoluta, il mio insostituibile è il V5 per i piatti, anche questo preso alla Lidl. È molto sgrassante, non è di quello che fa super schiuma, però veramente li lava bene, profuma di limone, mi trovo benissimo e quindi questo lo compro sempre. Come sempre di casa Lidl, sempre di casa V5. Io mi trovo molto bene con la crema detergente al limone, che mi ricorda tantissimo il Cif, sì, credo che sia il Cif. Beh, questa è la stessa identica cosa e lo utilizzo sia per l'acciaio che per il forno oppure per i sanitari, appunto, in porcellana bianca. L'unica cosa è che di questo non ne occorre mettere tantissima perché sennò va a formare una sorta di patina e quindi ha bisogno di tantissimo risciacquo. Però la profumazione gradevole di limone, per me il limone, soprattutto per quanto concerne i piatti, è sinonimo di detersione e di sgrassare, cioè io veramente ci vado matta, quindi questo lo compro sempre. Ultimamente, quindi nell'arco diciamo di 6 mesi, ne ho comprati ben 3, per cui è diventato sicuramente il mio insostituibile. Parliamo di questo qua, Sial, perché stiamo parlando di uno spray multisuperficie igienizzante. Quindi, da quando c'è questa situazione, che siamo in casa, che igienizziamo tutti, che dobbiamo prestare molta attenzione, io igienizzo le superfici con questo. Prima, compravo il Napisan, prima compravo la mucchina, ma sinceramente da quando ho scoperto questo, che oltretutto ha una profumazione veramente gradevole, mi sto trovando bene e quindi questo, anche se lo è da poco insostituibile, lo sarà in futuro perché veramente è top. Credo che non dovremmo mai più perdere questa abitudine di andare a igienizzare e disinfettare i nostri prodotti, i nostri utensili, i nostri beni d'appoggio, quindi questo assolutamente consigliato. Un altro diventato insostituibile, grazie appunto alla mia amica Antonella che me l'ha fatto scoprire e quindi già ne ho comprati un po', stiamo parlando di Alba Pavimenti, cioè questo è la fine del mondo, questo profuma, deterge e sgrassa i pavimenti in una maniera bestiale. Io ho un pavimento cotto e devo dire che mi sto trovando bene, nonostante probabilmente ci siano anche altre edizioni, diciamo, di Alba Pavimenti, quindi in colori diversi, forse che sono più adatti, più specifici ai vari tipi di pavimenti. Ma io con questo, così come sul marmo lucido, cioè veramente ho riscontrato ottimi, ma ottimi risultati. Infatti l'ho consigliato anche a un'altra mia amica, eppure lei si sta trovando bene. Credo che questa sia la quarta bottiglia, già siamo quasi finiti ed è Iris e Fiori Bianchi, e quindi questo è diventato il mio insostituibile. Sempre per i pavimenti, quello che ricompro sempre è l'Ajax, il classico. Questo agisce contro ogni tipo di sporco, freschezza e pulito. Vabbè, naturalmente sappiamo che Ajax, diciamo, è leader per quanto concerne il settore di detersivi, di igienizzante e tutto quanto. E quindi mi trovo bene, non fa molta schiuma. Io quello che insomma vado a cercare un po' nei detersivi è che non siano particolarmente schiumosi. E quindi questo qua è un altro dei miei insostituibili. Sto quasi per terminare perché vi parlo di una candeggina che ho preso all'MD ed è l'Adatto 5. Voi direte: vabbè, ma l'Adatto 5 è la tua candeggina insostituibile? Sì, perché praticamente è quella classica candeggina che non ha quell'odore che praticamente ti colpisce subito al naso, ti stordisce. A me alcune volte veramente bruciano anche gli occhi su alcune candeggine. Con questa, che è una candeggina profumata che smacchia e igienizza, io mi sono trovata veramente bene perché la potete utilizzare sia sugli indumenti e la potete utilizzare sia
pura per andare appunto a igienizzare e a pulire a fondo. La potete utilizzare diluita o in combo con altri detersivi ed io mi trovo veramente bene. Questo è un flacone da 2 litri e poi. L'unica cosa qua che dice è di non utilizzarla con altri prodotti che siano della stessa famiglia di candeggina, che quindi contengono che, qual è la componente più importante, il cloruro mi sembra che sia, sì, il cloruro di sodio, una cosa del genere, quindi non mischiarla magari con altre candeggine perché potrebbe avere può provocare delle reazioni di gas, però se ad esempio io utilizzo questo qui per lavare i pavimenti e voglio mettere un'aggiunta di candeggina, cioè non succede nulla, quindi questa assolutamente. Il mio insostituibile, ultimo non per importanza, ovviamente l'isoform non manca mai. Non manca mai, sin dai tempi in cui avevo anche i bambini piccoli, che andavo quindi sempre a igienizzare e a pulire a fondo il seggiolone, il tavolo da cucina oppure i giochini stesso. Ricordo che non avevo neanche una giostrina e l'andavo a pulire sempre con l'isoform, quindi come antibatterico e come diciamo protezione completa da utilizzare veramente dappertutto in casa, cioè questo qua è veramente top. A maggior ragione se poi lo trovate anche in offerta, veramente uccide fino al 99,9% dei batteri, muffe e lieviti, per cui. Questo, se avete bambini piccoli o comunque se anche a voi come me mi è venuta questa frenesia di igienizzare e disinfettare tutto con questo o con l'alcol, ad esempio, veramente otterrete degli ottimi risultati. Bene, questi sono i miei detersivi insostituibili. Voglio sapere cosa ne pensate, quindi vi aspetto nei vostri commenti per sapere se anche voi avete utilizzato qualcuno di questi prodotti che vi ho mostrato e quindi se la pensate come me. Andate a vedere, vi raccomando, i video delle mie ragazze, delle mie amiche, perché sicuramente ognuno mostrerà appunto i propri detersivi, quindi vedremo una bella carrellata mista di detersivi che ci piacciono perché sono i nostri alleati per casa. Io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!